Siamo qua in zona diga con Marcello Colombo, presidente della SAV, Sorveglianza Aerea Veneta. Come mai siamo qua innanzitutto? Buongiorno e grazie della vostra visita. Oggi siamo in spiaggia, nella zona nord della diga, per iniziare a fare un po' di addestramento che avevamo tralasciato in questo periodo per concentrarci su altre attività, soprattutto di studio e formazione. Oggi abbiamo i nostri iscritti che con il nostro Andrea, che è capo istruttore pilota, riprendono un po' l'abitudine dell'utilizzo degli stick del nostro controller atto al comando del drone. È una giornata non molto favorevole data la nebbia, la foschia più che nebbia, che rende un po' difficile il volo da remoto. Inoltre è un momento anche così di ritrovo e di aggiornamento tra di noi, perché abbiamo tante iniziative per la prossima stagione primaverile. A breve organizzerete anche un corso BLSD, giusto? È vero, esatto. Proprio dal mese di aprile inizieremo a fare una sequenza di corsi, tra cui anche quello di BLSD, per i bambini che per gli adulti. Questo perché il pilota nostro, che è certificato a poter portare anche il DAE, deve essere in grado anche di utilizzarlo, quindi creare una figura professionale a 360 che oltre al trasporto può anche utilizzare lo strumento in uso. Ed è molto interessante, soprattutto perché è un attestato personale che ha valore di CV, di curriculum vitae, e potrebbe essere interessante anche da presentare nel mondo lavorativo normale. Il corso è aperto a tutti, a tutte le realtà, sia lavorative che personali, e per gli iscritti alla SAV ha un costo base di circa 30 euro, perché tutti gli attestati saranno registrati presso il SUEM regionale 118, quindi ha una valenza ufficiale a livello regionale che può essere utilizzato, e comunque ti dà la possibilità, l'autorizzazione a utilizzare il DAE anche al di fuori della propria zona comunale, e mentre per i non iscritti alla SAV avrà una quota leggermente superiore. Ciao a tutti, allora Leo è ritornato, è una delle pizze più buone di Chioggia, sono la più buona con tutto rispetto agli altri amici pizzaioli che ci sono, e niente, ogni tanto un po' di pizza fa bene, si mangia dolcissima, si scioglie in bocca.